Sta girando aria di querele in municipio, nel palazzo municipale, in quanto sembrerebbe che il vice sindaco Daniele Triozio Brasioglia abbia formalizzato una querela per diffamazione nei confronti di almeno uno, forse più di uno, esponenti delle minoranze. La denuncia sarebbe stata fatta in quanto gli esponenti della minoranza avrebbero fatto una richiesta formale, protocollata, in cui praticamente accusano il vice sindaco, avrebbero accusato il vice sindaco di atti illeciti contro l'amministrazione. Se la notizia fosse vera, lascia onestamente un po' di perplessità, in quanto l'utilizzo della diffamazione, ripetiamo, se fosse vera, nei confronti di un esponente politico, purtroppo è sempre stata una strategia portata avanti dal Movimento 5 Stelle, e i risultati nazionali, i disastri che ha combinato il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'antipolitica, sono sotto gli occhi di tutti. Vogliamo sperare che si tratti di un equivoco e che la cosa possa essere risolta con lo spargimento di cenere sul capo e le scuse verso il vice sindaco, e che speriamo vengano anche accettate. Questo servizio è in forma ridotta, troverete il servizio più approfondito su chioggiazzurra.it. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041-8626-373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Ieri, nell'assemblea di Federagenti a Taranto, è stato firmato un accordo strategico tra il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera e Federagenti. Questo accordo punta a rafforzare la National Maritime Single Window, un sistema per semplificare le operazioni portuali europee, migliorando l'efficienza e riducendo gli oneri amministrativi. L'Italia gioca un ruolo di primo piano in questo progetto, con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto come coordinatore delle azioni. La direzione marittima di Venezia, che è già operativa con il National Maritime Single Window, contribuirà all'implemento del sistema europeo EMSVE previsto per il 2025. Questo passo è fondamentale per il potenziamento della blue economy e per rendere i porti italiani più efficienti e competitivi. Questo servizio in forma ridotta, il servizio completo, lo trovate sulle pagine di chioggiazzurra.it. Oggi la Regione Veneto ha varato un piano di emergenza contro il granchio blu, una specie invasiva che minaccia le acque locali. Marco Dolfin, consigliere regionale di Lega, esprime gratitudine all'assessore alla pesca Cristiano Corrazzari per questa battaglia. Il piano, con un investimento di 180.000 euro, coordinato da Veneto Agricoltura, comprende azioni come catture, protezione, semina e analisi degli scenari per combattere efficacemente questa minaccia. Gli interventi mirano a ridurre la popolazione del granchio blu attraverso l'uso di nassi a doppia camera e recinti di rete. L'acquisto di semina artificiale di vongola contribuirà al ripristino della produzione nel 2024, soprattutto nelle aree più colpite. Queste azioni sono cruciali per i pescatori che lavorano incessantemente per liberare le lagune da questo crostaceo invasivo. La Giunta Veneta dimostra il suo sostegno al settore ittico veneto nella lotta contro il granchio blu. In via Vespucci al Civico 130, da lunedì 16 ottobre apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre, Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac, sui vostri device, assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351-683-7940.
Eleonora Pagliaro, con determinazione, è diventata il nuovo medico di famiglia a Mira grazie alla campagna di reclutamento medico dell'ULS 3 Serenissima. La sua storia è di impegno e perseveranza. Eleonora, ex campionessa di nuoto, ha dedicato 2 anni per entrare in medicina e ha studiato a Roma. Il suo cuore per la medicina l'ha portata a completare la laurea in anatomia patologica. Il suo ritorno a casa è stato possibile grazie alla campagna di reclutamento che l'ha ispirata a candidarsi tramite Instagram. Ora Eleonora inizia il suo lavoro come medico di famiglia con 1140 pazienti. La sua dedizione alla medicina e il desiderio di prendersi cura dei suoi concittadini sono evidenti. Eleonora crede che la campagna sia un segno del bisogno di medici in tutta la regione. Il suo percorso è stato influenzato dal suo pediatra d'infanzia, che l'ha ispirata sin da giovane alla professione medica. Mentre studiava cardiologia, ha addirittura salvato la vita di suo padre, dimostrando l'importanza della medicina di famiglia e della prevenzione. Latte Busche ti aspetta all'Open Day. Potrai visitare lo stabilimento di Chioggia e assaggiare il buonissimo gelato e gli ottimi prodotti caseari. Sabato 21 ottobre dalle 10 alle 16.30 le porte sono aperte e alle 10.30 ci sarà la cerimonia di apertura. Sarà un'occasione per conoscere una grande azienda presente da anni nel territorio. L'ingresso è gratuito e potrai usare il servizio navetta dal parcheggio di Ridotto Madonna al parcheggio della chiesa San Michele di Brondolo. Latte Busche ti aspetta all'Open Day, sabato 21 ottobre.